Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi illustrerò la CyanogenMod 10.1, ovvero basata su Android 4.2.2 sul Galaxy Tab 7, il primo modello commercializzato dalla Samsung, ovvero il modello P1000. Bene, davanti alla lock screen abbiamo i widget classici di Android 4.2, abbiamo la fotocamera, quindi abbiamo aggiunti noi diversi, calendario, posta, messaggi. Qui possiamo aggiungerne altri, faccio vedere. Aggiungere messaggi, posti di colpo, torch, ovviamente la torcia quella CyanogenMod e tanti altri come potete vedere. Ok, il dispositivo si è sbloccato. Potete vedere, abbiamo il launcher Trebuchet, quello classico della CyanogenMod. Abbiamo il drawer che è ovviamente il classico, poi applicazioni, scorre abbastanza fluido. Abbiamo i widget, sì, ok, qualche impuntamento c'è. Poi, classico di Android 4.2, abbiamo il multiutente che però su questa versione ancora non funziona perché è comunque una versione beta che abbiamo installato, è stata modificata da un utente di XDA, infatti abbiamo il supporto al 3G, infatti abbiamo il segnale, possiamo chiamare tranquillamente. Ecco, se noi facciamo swipe dal lato sinistro della barra abbiamo la barra delle notifiche, classiche di tutti gli Android. Poi ecco, una novità è che noi possiamo trascinare un punto 8 dello schermo, se tiriamo in giù la barra va giù, ecco, come potete vedere, giù dove vogliamo noi. È una setta così, poi facciamo verso destra, apparirà sì, diciamo i toggle, quelli di Android 4.2. In alto a sinistra abbiamo il nostro utente, cioè io, e noi ecco, abbiamo già personalizzata, messo diversi toggle che sono molto comodi. Vi faccio vedere sì, la versione di Android adesso. Diciamo che è abbastanza fluida questa ROM, a noi ci è piaciuta particolarmente. Ecco, Android 4.2.2. Questa è una versione ufficiosa del 15 marzo, come potete notare. Ecco, triplo tap, abbiamo sì, l'easter egg di Jelly Bean. Simpatico, come potete vedere, soffre di qualche impuntamento, qualche lag, ma beh, è normale comunque sia, è una versione, è ancora una beta, neanche, non è ufficiale, come ripeto, non è una nightly. Ok, poi abbiamo, come potete vedere, sì, abbiamo anche il menu utenti, eccolo qui. Però se noi vogliamo creare un utente, il sistema crash, ovviamente. Non ci permette di creare utenti. Ecco qui si cita il wizard, dice dopo la creazione di un utente, se noi premiamo ok. Però ecco, vedete, poi ora si riavvia, vedete, sì, ecco, questo è un altro bug, il bug questo del logo che devono ancora risolverlo. Comunque poi non so se il team CyanogenMod si dedicherà ad Android 5 direttamente, tralascerà Jelly Bean. Comunque, se posso darvi un consiglio, installate la versione 9 della CyanogenMod, che è la più stabile secondo noi. Ecco, dopo il riavvio potete notare che abbiamo la voce degli utenti, ecco. Notare, sì, ci sono. Io poi se clicco, stoppo su nuovo utente, però ecco, lasciamo perdere proprio perché avremo una serie di crash di tutte le applicazioni di sistema, proprio perché questo è dovuto ad un bug. Ok, proseguiamo quindi con le altre funzioni Android 4.2.2, tanto che ecco che carica. Naturalmente questo tablet ha 512 MB di RAM, single core da 1 GHz, e poi ripeto, questa ROM è ancora in versione beta, quindi soffre di rallentamenti particolari. Ok, abbiamo comunque migliorie nell'app Galleria, che non so se avete letto nei giorni precedenti le news che CyanogenMod ha sviluppato un'applicazione proprio per la fotocamera in grado di avere su tutto il RAM CyanogenMod l'HDR, una funzionalità, ecco, come detto, attribuibile solo a questa applicazione. Come facciamo vedere, dopo se teniamo premuto in qualsiasi punto dello schermo abbiamo il menu rapido, ecco, HDR, mettere e scattare le foto con una qualità, diciamo, superiore. Ecco, possiamo attivarlo e disattivarlo. Adesso è attivo e questo
apparire in basso a destra con scritto HDR, oppure possiamo disattivarlo, scomparirà. Non abbiamo ancora il fotosphere, abbiamo la modalità panorama e i video. Ah, una funzionalità dei video è che possiamo attivare il rallentatore, sempre andando sulle impostazioni. Ecco, possiamo mettere il rallentatore, è una nuova funzione, non l'ho ancora sperimentata, comunque possiamo mettere il tempo, l'intervallo di tempo, secondi, minuti e tutto quanto, ok. Poi proverò comunque. Abbiamo poi anche altre migliorie nel menu opzioni sviluppatore. Naturalmente per attivarlo noi abbiamo già attivato, perché se voi installate la ROM per la prima volta dovete andare su informazioni sul tablet e tappare diverse volte sul numero build. Infatti noi ci dice non è necessario perché già l'abbiamo fatto. Vi dicevo che abbiamo nuove funzioni nelle opzioni sviluppatore. Abbiamo ad esempio la possibilità dei display secondari, come potete vedere abbiamo nuove funzionalità da sviluppatore, comunque non servono poco. Abbiamo anche l'MSA4x, che è un'opzione grafica, se vogliamo attivarla. Bene, con questo video vi ho un po' introdotto le nuove funzionalità che verranno aggiunte a questa CyanogenMod quando uscirà in versione Nightly, e speriamo di vederla ufficiale, comunque in versione stabile. Se volete provarla, se troverete le guide sul sito del Tecnoinfoblog, e comunque allegherò dei link nella descrizione di questo video. Bene, se vi è piaciuto il video, spolliciate in su e iscrivetevi al canale. Grazie e ciao a tutti.